come hanno fatto a lasciare a casa uno come me? Hai ragione, capo, tu sei migliore. Licenziato, capisci? La mia ingiustizia, capo. Io ti faccio pagare le bollette. Che ne so io, capo. E tu come fai il termino? Sto con la mamma che mi compra tutto. Me la farò vedere io, perché sono titolare. Giusto, capo. Ehi, qua, vieni. Io ho la soluzione, un mio amico è muratore, lavora in un cantiere vicino alla nuova banca. E allora? Lui dice il muro tra la casa e la banca è sottile come una pasta sfoglia. Camigliere, andiamo alla pasta sfoglia. E allora? Devo dire tutto io. Buttiamo giù il muro, facciamo la rapina in banca. Ma tu sei capace di aprire la cassaforte? E no, tu sei capace? Ovviamente no. E vabbè, allora. Siccome io ho detto un'idea, il capo lo faccio io, d'accordo? D'accordo, d'accordo. Cameriere, un cornetto e una crema. Dal distretto di polizia ci hanno assegnato questo lavoro. Ora segnerò il turno. Tu fai dal pomeriggio, tu fai la sera, a me rimane la notte, d'accordo? Questa sorveglianza sarà noiosa, ma il motivo in più per tenere gli occhi aperti. Il calabrese non deve mettere un piede fuori di casa. Ah, e mi raccomando, abiti borghese. Facciamoci aiutare dal calabrese. Che bella idea! Allora, madame, come sta oggi? Tutto bene? Mi serve aiuto per qualcosa? Possiamo farla noi la spesa, magari le pulizie. Io sono bravissimo a pulire i pavimenti. Esatto, se vuoi magari iniziamo dal piano superiore, così resta qui comoda. Certo, sono vecchia, ma non sono mica suonata. Se volete parlare con il calabrese mi dovete dare 2000 euro. Vi lascio 5 minuti per decidere. E allora come facciamo? Dobbiamo pagare. Tu ce l'hai tutti quei risparmi? Ovviamente no. Ma chi ci li mette? Io no. Allora, cosa avete deciso? Va bene, domattina avrai i soldi.
Ma quando potremo parlare col calabrese? Domattina al mattino il contante, alla sera il cantante, alle 6 qui. Fate attenzione alla polizia, perché la vedo spesso da queste parti. Io ho 2000 euro, io ho la terza media. Allora, io non ne ho soldi, conta troppo, sai perché conta troppo? A lei, signora. Questa sera guida bene, se è qualcosa bolle in pentola, ma non so dire cosa. Signor dottore, ci siamo rivolti a vostra signoria per chiedere un'informazione che ci sta molto a cuore. Siate più chiari, non esitate a chiedere. Chi esita è due volte pauroso. Maestro, noi conosciamo la vostra abilità nell'aprire le cassaforti. Bontà vostra, in verità sono il migliore. Ecco, principe, noi vogliamo imparare ad aprire un cassaforte di una banca. Ora capisco il motivo di tanta segretezza. Sì, maestà, vogliamo fare una rapina in banca. Non siamo capaci. Comprendo, siete quindi dei novellini, ma non abbiate timore. Fefe, il principe delle serrature, oggi è buono. Con permesso. Lasciate stare il modello, è un dono da amici per tenervi in esercizio in questo periodo di inattività forzata. Quello che a noi interessa è la serratura e se riuscirete ad aprirla, sarete in grado di aprire qualsiasi cosa. Il metodo che previsco è questo. Avete visto come si fa? E tocca il tocco, Santità, avete fatto il miracolo! Buongiorno, gente! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno. Che succede qui? Sei delinque! Ero intento ad insegnare a questi bravi ragazzi a giocare a scopa in vista del torneo che ci sarà a maggio. Ma è un reato questo? No, ma ho visto i precedenti. Marescià, ma voi mi offendete? Io ormai sono pulito come il bucato appena fatto e questi nuovi amici ne sono la prova. Va bene per stavolta, ma occhio che vi teniamo d'occhio. Lingua, occhio, cosa vogliono?
E per domenica? Facciamo aprire la porta. Permetto. Ok. Permetto. Oh, ma quanta gente che ha. E questa? E questa? E questa? Ah sì, pensi sì tu. Sergente di polizia! E ci arrenderemo mai. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1.